vediamo se riesco a darvi stasera qualche strumento pratico per cambiare. Ringrazio anche i colleghi o i relatori che mi hanno preceduto perché hanno fatto degli interventi molto molto interessanti e molto connessi con quello che poi vi vado a dire adesso. Come vi ha anticipato Luca, io sono, ecco, abbiamo il primo problema tecnico che non va avanti la presentazione, ecco, professional organizer. Questa professione è recentissima in Italia, ma porta 30-40 anni di storico negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Il professional organizer aiuta le persone ad organizzarsi. Poi negli Stati Uniti ha avuto tutta un'evoluzione che riguarda il tipo di mentalità che hanno loro, quindi molto specializzata e soprattutto tutti questi anni. In Italia posso dire di essere tra i primi sicuramente. Nasce un po' la mia idea dalla consapevolezza che l'organizzazione della persona aiuta in molti momenti della vita, un po' come così ha detto Luca prima. Adesso andiamo nel vivo. Intanto vi spiego un attimo cosa ho fatto. Io ho fondato Organizzare Italia e quindi mi occupo in particolare di consulenza e formazione per l'organizzazione della persona e poi sono anche presidente dell'associazione Professional Organizer Italia, che comincia ad avere un certo numero di aderenti proprio perché essendo comunque una professione che è già conosciuta in altre parti del mondo, molti l'hanno vista all'estero e anche loro incuriositi e volenterosi, magari appassionati, hanno voluto vedere se potevano interpretarla in qualche modo anche in Italia. Quindi ci siamo messi assieme proprio con questa volontà, ecco, di fare rete e di dare un po' di visibilità alla professione. E andiamo subito a vedere un po' alcune cose che, di base che secondo me potrebbero aiutarvi. Andiamo a vedere innanzitutto quali sono le nostre risorse limitate, perché l'organizzazione ci può aiutare e in che modo, le abilità organizzative e quindi il talento o meno di una persona ad organizzarsi sia importante. Che una persona sia organizzata o meno, in realtà vedremo che vi sono molte necessità che la portano a imparare a farlo sempre meglio, perché sono tanti gli input che abbiamo e sempre di più. Tra le risorse limitate, le più importanti riguardano sicuramente il tempo. Siamo tutti di corsa sempre, lottiamo contro l'orologio che ticchetta in avanti, vorremmo avere più minuti, più ore. Questo è molto democratico, quindi vale per donne e per uomini. Corriamo tutti quanti sempre. Poi abbiamo come risorse esauribili anche lo spazio, quindi gli uffici dove lavoriamo, la nostra scrivania, lo spazio domestico, sono spazi dove noi comunque dedichiamo delle nostre energie e è importante gestirli in maniera appropriata, quindi perché siano funzionali a quello che noi dobbiamo fare. Ogni tanto mi si blocca la slide, vado avanti così. Poi abbiamo come ulteriore risorsa limitata e quindi da trattare come fossero dei tesori, no? Una volta che ci rendiamo conto che sono risorse limitate ed esauribili, dobbiamo capire come gestirle. E da qui nasce appunto questo ragionamento, che sono le energie mentali e fisiche. Spesso ci sentiamo caput, quindi stanchi, perché abbiamo dato troppo, sia mentalmente che fisicamente. Ed infine un'altra risorsa inamovibile, qui non occorre che perda molto tempo a definirlo, è il denaro. Per tutte queste risorse esauribili, se noi ci avvaliamo di abilità organizzative, di sistemi organizzativi più funzionali per noi, possiamo riuscire a gestirle meglio e quindi a fare in modo che questi tesori vengano in qualche modo investiti bene, investiti per cose e in situazioni in maniera consapevole. La situazione attuale purtroppo rema contro, nel senso che ci sono sicuramente cose che rigu ci riguardano individualmente, quindi soggettivamente, situazioni, capacità più o meno organizzative, talenti, eccetera. Però cioè, la situazione attuale è effettivamente oggettivamente più difficile. Quasi tutti ci troviamo in questa situazione che si vede questa signorina, sono già le 5 del pomeriggio, piena di cose da fare e ancora poche cose risolte. E l'unico strumento è bersi un bel caffè per cercare di fare almeno una parte di quello che dovremmo fare.
E direi che questa, se chiediamo adesso, purtroppo non abbiamo la chat così come pensavo, però ad alzata di mano chi si tiene così, chi si sente a volte così o magari spesso così, è possibile che la maggior parte di noi si senta spesso così. E questo dipende, appunto, oltre che da una situazione soggettiva, da alcune cose oggettive. Una situazione oggettiva. Io ne ho elencate tre che secondo me sono le più significative, però non sono le uniche, non vuole essere un elenco esaustivo, solo per aumentare la nostra consapevolezza su questa cosa. La prima cosa riguarda il lavoro, o meglio, la tipologia di lavoro. Peter Drucker, nel 59, ha usato per primo questo termine, che è knowledge worker, che vuol dire lavoratore della conoscenza. Lavoratore della conoscenza è colui che lavora nell'economia della conoscenza e ha la caratteristica di, in inglese, think for a living, cioè di pensare per lavorare, cioè lavora col pensiero, usa il pensiero per lavorare. Questo lavoratore della conoscenza si distingue dal lavoratore dell'economia precedente più tradizionale e ha delle caratteristiche nel suo lavoro che lo rendono peculiare. E in particolare, scusate, il compito nel lavoratore della conoscenza non è dato da mai da determinare. Quindi, in realtà, ogni volta che noi abbiamo un compito, o che il lavoratore della conoscenza, quindi per Peter Drucker si trattava del dottore piuttosto che dell'insegnante, dell'ingegnere, lo scienziato, però pian piano col tempo siamo diventati quasi tutti lavoratori della conoscenza. Il lavoratore della conoscenza ha sorpassato in numero proprio di persone il lavoratore dell'economia tradizionale. Per capirci meglio, il 2.0 è il lavoratore della conoscenza e ormai quasi qualsiasi attività è diventata 2.0. Dove di solito l'input è, cioè nel lavoro della conoscenza, l'input sono le informazioni e anche l'output sono le informazioni. Quindi la caratteristica del lavoratore della conoscenza è che il compito non è dato ma da determinare. Cosa significa questo? Che a livello nostro personale, nel nostro lavoro, perché quindi quasi tutti noi abbiamo dei lavori della conoscenza, abbiamo difficoltà ad avere dei confini chiari. Il più delle volte dobbiamo fermarci a pensare e a determinare quali sono i nostri confini, quale tipo di compiti. Siamo soggetti a cambiamenti continui. Quindi questi cambiamenti ci prendono naturalmente più energie, più capacità di adattamento, più capacità di capire cosa andiamo incontro. E cambiano anche sull'effettivo risultato del lavoro e sulla qualità del risultato, che a quel punto diventa anche molto più soggettivo e molto più opinabile. Vi faccio un esempio molto semplice. Il contadino, che era un lavoro tradizionale, se vogliamo, aveva le sue stagioni, era un lavoro duro, ma era molto chiaro che sementi doveva comprare, come doveva trattare la terra, quando doveva seminare, quando doveva raccogliere, e era molto chiaro anche se il chilo di patate o il raccolto che faceva era di che qualità era, insomma, c'era poco da discutere. Adesso anche il contadino probabilmente è diventato 2.0 e quindi anche lui deve sapere molte altre cose, oltre che quella cosa lì. E di tutte queste altre cose, appunto, è più difficile avere dei confini, avere dei risultati chiari come la qualità del chilo di patate. Questo cosa significa per il nostro lavoro? Che aumenta enormemente la pressione e lo stress e l'energia che noi dobbiamo, mentale, fisica, che dobbiamo dedicare al nostro lavoro, perché non essendo chiaro, ogni volta dobbiamo impegnarci molto di più e capire molto di più, fare molto di più, proprio intraprendere di più per riuscire a portarlo avanti. E questa è la prima ragione, diciamo, per la quale spesso ci troviamo come la signorina di prima che aveva tante cose da fare e poche risolte nell'orario di lavoro, insomma. Il secondo, diciamo, motivo importante per il quale, secondo me, la situazione attuale è così e quindi siamo più stressati, più sotto pressione, dipende anche dalla quantità di informazioni. E lo vediamo bene in questo grafico. Come vedete, qui è proprio riportato da addirittura nel 3500 prima di Cristo, quindi dall'invenzione del papiro in poi fino a circa il 1800. La crescita, il ritmo di crescita delle informazioni è stato abbastanza costante.
Poi dopo la macchina da scrivere c'è stato un leggero aumento e poi via via col computer per subire invece un picco irrefrenabile dal momento in cui c'è stata la diffusione del personal computer e naturalmente di internet. E come vedete anche le previsioni sono altrettanto enormi. Quindi voi capite che una persona di adesso rispetto a una persona di un tempo riceve una quantità di informazioni che non siamo neanche geneticamente adatti a ricevere. Infatti si dice che, secondo degli studi, siano state prodotte più informazioni negli ultimi 30 anni che nei precedenti 5.000. Anche questo dal punto di vista della persona che lavora, che poi tra l'altro lavora con le informazioni, rende tutto più difficile. È ovvio, ci dà anche un sacco di opportunità in più, però da gestire sono situazioni completamente nuove e soprattutto sono quantità di informazioni che individualmente non riusciamo assolutamente più naturalmente a elaborare, meno che mai, ma anche rischiamo di perderci molto più facilmente. E quindi ecco la difficoltà e il tempo e le energie mentali, diciamo fisiche, spese per riuscire a far fronte a queste informazioni e raccogliere quelle che a noi interessano e capire quali interessano e quali no. Quindi questa è la seconda grande difficoltà che deriva dal tempo attuale e quindi non necessariamente solo da noi soggetti che lavoriamo. La terza ragione, così importante, riguarda le scelte. Se noi pensiamo di andare a comprare uno shampoo al supermercato, in realtà arriviamo al supermercato e ci troviamo di fronte a uno scaffale di questo tipo. La scelta dello shampoo diventa difficilissima perché chissà se il prezzo va bene, il profumo ci piace, va bene per il nostro tipo di capelli e siamo capaci di perderci un bel po' di tempo per poi prendere una scelta di cui probabilmente non siamo neanche nemmeno tanto soddisfatti, no? Perché magari c'era anche uno shampoo migliore. Questo solo per gli shampoo, poi dobbiamo farlo per i biscotti, per gli yogurt, per qualsiasi cosa. Quindi arriviamo già alla cassa del supermercato che abbiamo dovuto prendere un enorme, seppur magari non particolarmente rilevanti, ma tantissime decisioni solo all'interno del supermercato e fuori dal supermercato non ne parliamo, quindi al lavoro, a casa, tempo libero. Le opportunità sono tante, da una parte la bellezza di averle, dall'altra tutto ciò consuma comunque tempo, energia mentale e di nuovo ci mette pressione sulla giornata. Ecco, questi tre elementi ci mettono nelle condizioni di avere una quotidianità a tutti piuttosto stressante e per quello, e anche per quello non solo, ma questo aggiunge della pressione appunto dello stress e la modalità corre, corri, corri perché bisogna fare tutto. Quindi, in questo senso, essere organizzato e organizzata, quindi una persona organizzata, che vantaggio può avere? Ma essere organizzati significa soprattutto avere un piano di azione che sia funzionale per quello che noi vogliamo fare e adottare un insieme di comportamenti che appunto ci aiutino a sostenere una giornata del genere senza troppi problemi. Quindi l'organizzazione non tende assolutamente né alla perfezione, né alla programmazione a tutti i costi, no, tende a essere più funzionali possibili. Quindi a fare in modo che tutte le risorse esauribili che noi abbiamo visto prima, quindi tempo, spazio, energie fisiche mentali e denaro, siano collocate in maniera funzionale per noi, quindi che non siano sprecate e che quindi ci sia una sorta di soddisfazione per quanto ci riguarda tra gli input, quindi risorse che noi diamo, e l'output, risultati che noi otteniamo. Se riusciamo a trovare un equilibrio in quello, di sicuro saremo più soddisfatti. Se invece, come spesso succede, corri, 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 ma il risultato finale ci sfugge, non è, vuol dire che probabilmente sia il piano di azione che l'insieme di comportamenti che adottiamo ha margini di miglioramento. Fai vedere sul tuo sito allora noi Sabrina, vi racconto velocemente. Sabrina ha già il corso Organizzati in cui sviluppa le sei strategie nel dettaglio, ok?
e adesso insegnalo, dopo magari vi metto il link qua in chat, giuro non ce l'ho sotto mano, devo andare a cercare. Oggi Sabrina mi faceva vedere come aveva raccontato la cosa del corso e mi ha fatto vedere questa paginata qua di cui io non sapevo assolutamente nulla. Ci racconti di cosa si tratta? Che cosa sono questi? Allora, l'approccio... Perché lei ha scritto la pagina, non ha chiesto nulla, ha già messo con insegnalo.it, ma io ho detto, ah ma dai, li fai con noi i webinar, e l'ho scoperto, tipo alle 6:30, ho detto, beh, sono contento, bello. Adesso vedremo. È perché tu mi hai attivata e io quando mi attivo poi mi attivo. No, allora ho pensato di partire da, appunto, come vi facevo vedere all'inizio, visto che il corso asincrono parte più da un approccio dall'alto, abbiamo visto, no? Pur sempre parlando di organizzazione della persona, quindi non è che faccio coaching, niente, mi raccomando, parlo sempre di organizzazione, però con un approccio più dall'alto. Sui webinar ho pensato di partire più da un approccio terra-terra e quindi puntare su tre cose che possono essere bene o male utili a tutti. Una, un webinar che riguarda il prendere tempo, quindi andiamo a approfondire ancora di più, ma anche con altri esercizi, come funzioniamo, come funziona il nostro cervello, un po' sulla linea degli esercizi che abbiamo visto stasera, per capire come meglio rispondere a queste nostre funzionamenti, per fare in modo di avere una quotidianità un po' meno stressante, un po' più fluida. Quindi questo in breve il primo, che è quello che vedete, prendi tempo. Il secondo che propongo è quello che riguarda l'organizzazione della scrivania, dello spazio di lavoro. Anche lì avere uno spazio di lavoro, ma proprio inteso come scrivania, che ti supporti in quello che fai, può essere determinante, cioè ti può veramente aiutare ad affrontare meglio la giornata di lavoro. E quindi perché non dedicarci un po' di tempo su una cosa che tutto sommato pochi troviamo il tempo di fare e magari nessuno ci ha mai insegnato anche. E il terzo, che è questo qui dello space clearing, parla invece, approfondisce un po' uno dei punti, perché poi sono tutti punti che si rifanno anche alle strategie, come vedete, no? Del superfluo, quindi eliminare il superfluo e, eliminando il superfluo, fare più spazio alle nuove cose che arrivano nella vita, che altrimenti non farebbero spazio. Anche questo da un punto di vista proprio pratico, cioè come poter al meglio finalmente prendere in mano il garage, la cantina, che sono dei grossi cerchi aperti che abbiamo da degli anni. Garage e cantina di solito lo sono per tutti, e poi magari ce ne sono altri, per crearci invece uno spazio che ci agevoli per muoverci a casa come al lavoro in maniera anche qui più fluida, con meno sperperi di risorse esauribili. Che bella quella cosa lì del fare spazio alle nuove cose in arrivo alla nostra vita. Ma vabbè, io non ho il garage, ma la mia macchina è un grande cerchio aperto. un cerchione. No, quindi sicuramente lo sento dal vivo io questo argomento, e riuscirla ad avere una scrivania mia. Senti, questi in qualche modo sono legati al... Perché io mi ricordo che il corso è diverso, organizzati è completamente diverso. In chat vi ho messo il link, è dove vi siete iscritti praticamente. Se andate più sotto trovate il corso di Sabrina. Sì, in qualche modo si completano, no? Perché questo so che è la tua evoluzione, cioè rispetto a quando hai fatto il corso, c'è questa nuova evoluzione del professional organizing. Bravissimo, che è questa pronuncia. Cosa che mi... ho fatto un corso solo di per pronunciare queste due parole, che è legato proprio a quello che dicevi appunto prima, no? I nuovi sviluppi delle neuroscienze e di alcuni elementi che non erano presenti nel corso e che quindi in qualche modo presumo vengano sviluppati qui. Questo dello spazio, ad esempio, è completamente... Sì, sono molto diversi anche tra di loro, sono tutti un po' diversi. Tendo a cambiare spesso perché mi piace provare cose diverse e quindi provo a cambiare anche gli approcci e cerco di avvicinarmi sempre più a un approccio che sia quanto più utile a chi mi ascolta, tutto sommato. E quindi, scorri un po', scusa, perché sto leggendolo, perché prima me l'hai detto, no, così, scusa. Non ho fatto in tempo.
Aspetta, perché qua sai che devo. Tipo così? Sì, ecco. Dopo? No, no, va bene, va bene. Ok, ovviamente sto lavoro per diminuire. Sì, perché poi c'è tutta. Ci son, tra l'altro, in America c'è una fonte incredibile di studi e statistiche su quanto, anche parlando di denaro, per esempio, le aziende sprecano, o meglio, quanto tempo e denaro possono sprecare i dipendenti perché non educati ad organizzarsi, quindi ci sono delle percentuali assurde di come alla fine l'azienda ci rimetta in efficienza e in produttività perché i dipendenti e i collaboratori non hanno nessuna formazione su come gestire determinate cose, come dicevo prima, magari l'email, le informazioni su internet. E quindi se perdi, non so, 50 per, le statistiche dicono che il 50% del tempo viene perso a gestire, cioè statistiche sui lavoratori proprio, questo a livello mondiale, il 50% dei lavoratori dicono di perdere tempo per ricevere e elaborare le informazioni e l'altro 50% per lavorare. Quindi tu capisci che per un'azienda perdere il 50% del tempo dei dipendenti in ricevere informazioni è un pochino tanto. Certo, Quindi è c'è tutta anche una un'assurdità. serie di studi estremamente interessanti, poi appunto c'è la parte più aziendale, poi la parte più personale, ma alla fine tutto ritorna lì, perché poi comunque. Certo. Senti, ma se uno volesse, no, visto che mi sembra che che le persone che sono arrivate fino adesso possano essere in qualche modo interessate. Ma se uno volesse partecipare a tutte e tre anche. C'è un prezzo speciale? Guarda, avevo messo sotto il prezzo questo qua, che però Sì, ero andata troppo veloce e non l'avevo. un piccolo Eh? piccolo, mi raccomando, Sì, il ancora. costo del sicuro è 30 euro e C'è possibilmente anche la 50. clausola con l'asterisco. Se ti Ah, iscrivi, sarai iscritto ok. per i prossimi 30 anni senza possibilità di recesso. Allora, ascolta, facciamo così, vediamo un attimo se sono. Se le persone sono interessate, vediamo. Così adesso si devono anche svegliare perché siamo scomparsi io e te, quindi non ti preoccupare, non toccare nulla. Adesso Ok, vediamo non faccio niente. se stanno dormendo. You, sveglia! You, cliccate, 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 cliccate. Non cliccano. Sì. 71%. Tanto. Eccolo qua, lo vedo adesso. Sì, molto. Ok. Allora, dunque, la maggior parte hanno risposto tutti sì, quasi tutti, tranne presumo uno o due, forse uno o due. Hanno risposto tutti sì. Adesso tolgo il sondaggio. Spero che siamo tornati io e te, ma sono scomparso, è scomparso il tuo desktop. Ricondividi lo schermo, please. Ah, Eccoci qua, cosa ho ok. combinato? No, sei scomparso anche tu adesso. Devi ricliccare sulla webcam. Dovrei aver ricliccato. Senti, ma Dovrei, eh? ascolta, riusciamo a premiare queste persone qui? Allora, hai detto 59. Il corso, se non sbaglio, costa 30. Qualcosa 5. attorno ai 3, sì, una cosa è esatto, non me lo ricordo, ma ci sei ancora, perfetto. Mi sentivo Sto sospeso. cercando, ma non prende. Adesso forse. Aspetta, Ecco. aspetta, dalle il tempo arriva. Senti, ti faccio una proposta. Se riusciamo a mettere sull'aula nei prossimi giorni, quindi diciamo nel weekend, massimo lunedì, martedì, ti va se facciamo. Provo, oso, vediamo se mi. Viene a me l'orticario, no? Vediamo se mi dici delle parolacce. Adesso vediamo poi. Allora, potete scrivere in chat, potete andare intendi il tool e il Padlet, ok? Manca la risposta. Sì, se riesco a organizzarmi. Ok. Questo è un premio sicuro, mi piace. Sì. Senti, ti faccio una proposta. Se
vediamo, se facessimo 39 euro i tre webinar, riusciamo a regalare anche il corso a quelli che si iscrivono a breve in modo da poter partire? La faccia come mio figlio. Sono stata abbastanza espressiva. Dai, faccio il loro interesse, dai, sono qua interessati. Sono 22:41 di un venerdì sera, eh. Giovanni dice io sono d'accordo. Su cosa? sul questo prezzo, dai, riusciamo? A me verrebbe dire dai 49 compreso il corso. Gli diamo il corso, che è un sacco di ore, sono 2 ore di corso, eccetera. Poi sì, gli diamo i webinar. E poi un premio per la pazienza, per ascoltare la mia voce per tutte quelle ore anche, però. Sì, sì, dai, allora, dice, Giovanni propone 39 tutti e tre. I webinar. Sì. Stracciatissimi. Stanno contrattando, ti rendi conto? Ma ascolta, però solo se facciamo in fretta, cioè nel senso che riusciamo a organizzare entro questa settimana l'aula, okay, eccetera. Allora va bene, però bisogna capire la fascia oraria, forse, o no? Non ho pronto il sondaggio, aspetta. Mm. No, perché, sì. Tardo pomeriggio? Può andare bene. Per me, avvio, tardo pomeriggio, però sentiamo, perché io ho i bambini in tardo pomeriggio, però riesco a organizzarmi per l'appunto, basta saperlo. Ora aperitivo? Ah, buono l'aperitivo, vi offrirei anche 2 patatine. Ma che carina come idea. L'aperitivo allora, ci vediamo. Sta. Orario. Facciamo, vediamo un attimo, dai, come allora, 16:18. 18, 20 e questo 21, 22. La butto lì, eh? Mm. Sì, anche perché il webinar dura 1 ora e mezza, quindi oggi alla fine ci abbiamo messo lo stesso 1 ora e mezza di scherza, però. Eh sì. Guarda che gli orari che ci stanno mettendo. Ma io li vedo? Non li vedo mica. Allora, dico. Sì, te li dico io. Sei votate, votate, votate. Beh, poi chiudiamo, ci diamo una buonanotte, vi do il link. E così potete. Dio, che casino. Allora, 56% comunque la sera. 22% 18-20, 22% 16-18. Senti, ne facciamo 1-1-1. Questa è proprio la stanchezza che ti dà la testa. Quando queste idee geniali. Cosa devo fare? Così scontentiamo tutti. Così, almeno uno incazzato ce n'è. Esatto, ma secondo me quasi tutti. Così. Ah, però non ti vedo più. Si potrebbe partecipare anche a un solo webinar? Sì, penso proprio di sì. Allora, facciamo in questo modo. Allora. Aspetta, ricondividi il desktop. Allora, facciamo così. Io a breve sistemo, ancora acquistare quello di lunedì. Adesso vediamo se riusciamo a fare il prezzaccio. Allora, cioè, guarda, avete visto che fatica? Cioè, io faccio fatica poi a negoziare con i docenti. Voi che dite, ma voglio comprare questo e quest'altro. mi hai completamente abbandonato. Via dalla webcam e via il desktop. Vabbè. Cosa devo fare? Non lo so, scusa, rimetti la webcam e il desktop. Pensavo di. Ma veramente, non ci siamo. Certo che poi dopo faremo di nuovo la. Ok, perfetto. Allora, facciamo. Quanta così, pazienza, faccio... Luca, devi avere. Tantissima, quanta pazienza. Infinita. Allora, facciamo in questo modo. Cerca di fare il prezzaccio anche per i singoli webinar. E per i singoli webinar è difficile che riesco a portarla sotto, eh. Cioè, o mi prendete il pacchetto, è difficile. Guardate che faccia seria che ha. Oh. Sto studiando un casino questa roba, mica sono. Cioè, è tosta, eh. Mi fate lavorare veramente pesantemente. Cioè, tre anni che studio. Cioè. Non è una cosa poca. Allora, considerate che Organizzare Italia sta crescendo spaventosamente, soprattutto per le aziende, perché l'approccio che Sabrina sta sviluppando e diffondendo è un approccio decisamente diverso. Io ho letto tantissime cose, io ho fatto la tesi di laurea, non so se te l'avevo già detto, l'avevo fatta sul time management. E
il time manager ha un approccio che non c'entra niente, cioè questo è proprio un approccio in qualche modo olistico, è diverso, va a coprire veramente degli aspetti che non consideriamo. Poi l'avete visto un po' nei giochi, è molto legato anche alla psicologia, all'approccio che si ha nei confronti del tempo, delle cose da fare, è una cosa molto particolare. Allora, io vi faccio questa proposta, signore e signori, siamo arrivati alla proposta. No, allora, adesso, a parte gli scherzi, io riesco a tenervela bloccata se riusciamo a fare l'aula entro massimo lunedì, ok? Io direi, pago io la differenza, 39 euro mettiamo dentro il corso e i tre webinar, però devono essere acquistati entro domenica o lunedì, perché altrimenti non riusciamo a far partire l'aula per tempo. Ci stai? Ormai ho capito che si è fatta una certa e quindi mi tocca... Ti prendo per sfinimento. Esatto. Ti prendo per sfinimento. Se abbiamo detto che continua a alzare il volume della TV, secondo voi è un messaggio? No. Tranquilla. Allora, dunque. Un attimo solo. Ok, ho messo il prezzo a 39, ok? Adesso se voi andate sul link che vi ho copiato prima, ho aggiornato il prezzo a 39. Ecco qua. Allora, direi, magnifico, grazie Giovanni. Direi che lasciamo questo prezzo fino a lunedì e include il corso e i tre webinar, ok? La differenza poi dopo glielo dico, gliela facciamo mettere a parte. E sai che lo dovrò mettere io, altro che Fabio. Allora, dunque, io direi che questa sera possiamo interrompere qui la cosa, e che ci... adesso domani o dopo vi arriverà la mail con la registrazione, con il link e con tutto quanto. Io sono felicissimo di aver fatto il webinar stasera, perché mi ha aperto un paio di ferite scoperte che erano aperte, sulle quali dovrò sicuramente lavorare. Poi quando hai cominciato a parlare di non vedo il prezzo, come non vedi il prezzo? Scendi, scorri, è giù in basso. Complimenti Sabrina, mi hai fatto tornare alla mente. Non sento niente, no, proprio sui complimenti non ho più sentito niente, accidenti. Complimenti Sabrina, mi hai fatto tornare alla mente un corso frequentato molti anni fa, circa 25, Time Manager, che era un master per il personale buyer e molto diverso da ciò che tu hai esposto. Oggi l'ho abbandonato per una sana agenda elettronica che mi scandisce i tempi. Mi ha fatto comunque molto piacere avere una nuova visione. Complimenti a te, Insegno, che sta proponendo un bellissimo percorso. Buonanotte e buon weekend. Grazie mille. Sono bravi sti ragazzi di Insegnalo, però, veramente. Al di là di tutto. Allora io direi, ci diamo la buonanotte. Mi piace un casino questa pagina. Ascolta, la pagina è www.organizzaritalia.com/webinar e qua ci sono i titoli, poi magari domani lo mettiamo anche nella pagina di Insegnalo. E molto bravi, sono dei precursori. Grazie Sabrina, preparatissima, simpatica e molto videogenica. Mi ricordate i tempi in cui studiavo la psicologia della Gestalt. No, non dire nulla. Non Gestalt, grande. Qua, adesso mi si apre un altro. Ecco, adesso parlo per un'altra ora e mezza. I webinar saranno 4, uno solo sulla Gestalt. No, ma quello lo fa lui a noi, però. Era lui o una lei? Era lui, Andrea. No, troppo interessante, la stavo studiando perché me l'hanno già segnalata più di una volta, quindi sto cercando di studiarla, ma siccome non sono psicologa, parto da zero in quel senso lì, se qualcuno mi fa un webinar sulla Gestalt io ci sono. Volentieri. Ottimo. Allora, continuano i complimenti, ma non te li voglio dare tutti perché sennò poi sono troppi. No, ci sono veramente tanti complimenti e ci sono molte approvazioni sul corso. Il corso lo trovate al link che vi aveva segnalato, poi domani vi mandiamo la mail per ricordarvi tutto quanto, segnalarvi la registrazione. Sabrina, grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti quanti che avete avuto questa pazienza venerdì sera, è tosta, eh? E abbiamo fatto quasi le 11, quindi grazie molte.